Al sindacato della FLC-CGIL non è affatto piaciuta la decisione di accorpamento che entrerà in vigore dal prossimo settembre degli istituti superiori Pascal Comiforti e Alessandrini Marino di Teramo. Una decisione che secondo l'organizzazione dei lavoratori non tiene conto delle specificità formative delle singole istituzioni scolastiche, della loro offerta formativa, delle strutture scolastiche esistenti, della programmazione del sistema formativo e educativo da assicurare nel territorio. Si continua quindi a ridurre il numero delle istituzioni scolastiche senza una reale programmazione territoriale e purtroppo prevale la logica di numeri sulla logica dell'importanza dell'offerta formativa delle scuole. Quello che la FLC-CGIL chiede e che ha sempre chiesto è che avvenisse una discussione in merito su questi temi e che coinvolgesse anche tutte le istituzioni scolastiche per ascoltare e sentire quale scuola deve essere garantita agli studenti e alle studentesse, e che un'attenzione particolare a quelli che possono essere i bisogni territoriali, rendersi conto di quelle che sono le strutture scolastiche e anche del sistema dei trasporti che comunque garantisce agli studenti e alle studentesse di raggiungere le scuole. Il sindacato nei mesi scorsi aveva chiesto una discussione di merito su questi temi che coinvolgesse le istituzioni scolastiche autonome e che partisse da quanta e quale scuola deve essere garantita agli studenti e alle studentesse, tenendo conto delle specificità e dei bisogni territoriali delle strutture scolastiche e del sistema dei trasporti. Ma nonostante le richieste, nulla di tutto questo è stato fatto. Ciò che conta realmente è un'attenzione particolare alla programmazione territoriale dell'offerta formativa e che tenga conto anche delle aree interne, delle difficoltà delle aree interne, dello spopolamento che in queste aree interne avviene e soprattutto, non ci stancheremo mai di ribadirlo, l'importanza della riduzione del numero degli alunni per istituzione scolastica.